che sono all'ordine del giorno di questa discussione. Parto da una domanda che io mi faccio e che faccio anche a voi. Lo faccio sperando di essere perdonato, non fosse altro che sono tra quelli, almeno in questa assemblea, che ha camminato, ha già fatto un lungo percorso di quel cunicolo di talpa che è la nostra vita, e che quindi fare delle osservazioni anche fuori luogo a volte si può essere perdonati. La domanda che mi faccio, che mi sono posto venendo anche a questa riunione, che obiettivi ha la riunione? Questo convegno tra di noi che tendiamo a dare una risposta alla drammaticità della situazione che abbiamo davanti, dove vuole arrivare? Perché questo è il punto, forse questo è l'elemento che incomincia ad unificare le persone. Cos'è una delle tante discussioni che abbiamo fatto? Un embrasso generale in vista scadenza elettorale, un'iniziativa che tende di mettere insieme le cose ma portando ognuno la propria posizione? Cos'è un tentativo, forse, e questa è la mia speranza, è la mia, il compito che mi porrei, tentativo di uscire da qui almeno su una proposta unitaria e unificante che incomincia a dare una risposta al ruolo del Mezzogiorno. Questo è l'interrogativo che mi pongo. E lo pongo con molta forza perché su questo terreno, sulla questione della nuova questione meridionale, l'Istituto Mezzogiorno Mediterraneo Pronto? sta lavorando. E ha dato vita anche ad un'iniziativa annuale che sono gli itinerari gramsciani, che sul terreno di una riflessione profonda e nuova della questione meridionale sta cercando di dare anche qualche risposta ai mille interrogativi. Da dove siamo partiti? Dopo, la situazione abbastanza comica ma anche drammatica della scomparsa della nuova sinistra, ognuno di noi ha tentato di dare una risposta al ruolo, agli studi, agli approfondimenti sulle materie che riteneva di dover approfondire. E alcune di noi si sono molti ripiegati in se stessa a pensare al Mezzogiorno, altri hanno tentato di riflettere sul Mezzogiorno, ma coinvolgendo altre forze e tentando di fare gruppi intellettuali nelle università, nelle varie province, da noi hanno dato un frutto eccezionale, essendo cioè che annualmente ormai gli itinerari gramsciani durano e si svolgono da 25 anni, quindi consolidati nel si è tentato di fare una nuova riflessione rispetto a mondializzazione, si è tentato di fare una discussione rispetto alla nuova condizione geopolitica del Mediterraneo, si è tentato di dare una risposta oggi ai problemi drammatici della pandemia e della guerra, collegandola appunto al pensiero di Gramsci. E arrivando alla conclusione, intanto, da una parte, se la scomparsa del, in qualche modo, del Partito Comunista è dipesa dall'abbandono della concezione gramsciana di Gramsci sulla situazione meridionale, dall'altra parte la nuova sinistra, insomma, è stata anch'essa trascinata verso un modo di pensare e di riflettere che ha dimostrato grande crisi della cultura delle trasformazioni, per cui processi positivi e discussioni positive non sono state mai elemento di coagulo, di discussione che potesse in qualche modo consolidare appunto questo tipo di ragionamento. Io vengo per la prima volta in questo tipo di riunione con quel consigliere, ma non c'è stato nessuno che, del resto si poteva prendere l'iniziativa autonomamente, che ha
ritenuto di dover coinvolgere anche lavori di questo tipo nelle periferie e nelle province dove questo lavoro si è svolto. Per cui oggi io ritengo questa riunione estremamente positiva, perché ritengo che si parte da un punto... Scusate, Roberto, io non riesco a sentire il suono e sono 20 minuti più che sono... Spero che tu non abbia domandato di intervenire. Rispetto ai processi mondiali che stanno andando avanti, anche qualche... Sì, mi senti? No, dico, io non riesco ad avere il suono, non sento niente da voi. Quando è che tu pensi che devo intervenire? Fra una 20 minuti? No, perché io non vi sento. No, per me va bene anche fra 20 minuti per cercare di risolvere i problemi del suono. Va bene. Fra quanto parlo allora, non ho capito bene, fra quanto parlo, fra 20 minuti, 30 minuti. Dare informazione di una nostra esperienza che potrebbe... Aspetta. Essere utile nella discussione generale che facciamo, insomma, lavorando su questo fronte. Perché abbiamo ritenuto di fare questo? Perché noi volevamo puntare a fare una verifica delle scadenze in cui la sinistra è stata sconfitta, e abbiamo ritenuto di dover indicare, per esempio nei fatti di Reggio Calabria, uno delle svolte, dei nodi fondamentali della svolta della situazione politica del Mezzogiorno, nel senso cioè che è stato in quel punto che praticamente si è rotto il rapporto di coscienza tra rappresentanti e rappresentati. Il Partito Comunista parte per la tangente sulla questione dell'Argentese, facendo la prima esperienza nella Calabria e poi parlando del compromesso storico, e via via mollando tutti i rapporti che aveva con i lavoratori e i ragionamenti che si facevano sulle lotte contadine e tutto il resto. E quindi abbiamo ritenuto di dover in ogni caso dare un'indicazione precisa su quel tipo di ragionamento e di cammino che si voleva portare avanti. E da lì, partendo dai guasti che stava facendo la mondializzazione capitalistica, si è arrivati a vedere con dati alla mano quando fosse colpevole questo tipo di processo proprio su aree deboli come la Calabria, come il Mezzogiorno, insomma, nel momento in cui per esempio non era più il processo che andava avanti e che colpiva, che si abbatteva così duramente sulle classi lavoratrici, sulle classi più deboli, non era più una questione di squilibrio tra nord e sud, ma era il tentativo, ed è avvenuto questo, che sta avvenendo questo, di esclusione di regioni come la Calabria, come il Mezzogiorno, di esclusione dalla situazione del processo capitalista. Per cui si andava sempre più riducendo alcune aree ad aree colonie interne di un pezzo di un paese, e nel Mezzogiorno si tendava di ridurre proprio alla marginalità regioni come che non avevano la potenzialità di reagire, se non tentare di fare un discorso contro la mafia, giustamente, che utilizzava poi sorta di appalto che veniva fatto idealmente, insomma, alla mafia, l'utilizzo del territorio per lo sconvolgente mercato del traffico delle scorie. Quindi era una diversa visione delle cose che non abbiamo potuto né verificare con altre forze del movimento della nuova sinistra, né con partiti, perché questa amnesia che si era abbattuta su tutto, sulla storia del Mezzogiorno, come si è abbattuta proprio in quella fase del passaggio molto delicato appunto dei fatti di cui non si ricordava più che c'era stata una grande tensione sociale, insomma, da Battipaglia alle scuole, all'università, all'unità tra operai e studenti, insomma,
tutta questa storia è sparita ed è diventata soltanto un fatto molto concreto, cioè la gestione della cosa pubblica da parte di tutti insieme, come con uno spirito di mafiosità che era quello precedente che la Democrazia Cristiana trasferiva ai nuovi partiti. Dunque, praticamente eravamo in condizioni di questo genere. Oggi, e vado alla conclusione, oggi proprio la pandemia e la guerra stanno dimostrando che queste riflessioni in definitiva erano una cosa reale, e guardando alla realtà che sta avvenendo anche nelle nostre case, diciamo, sulla questione delle condizioni di vita, diventa drammatico, perché nessuno ricorda la storia del Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è fatto di lunghi silenzi, ho finito, di lunghi silenzi e di scoppi improvvisi. Succederà questo. Ricorderete l'incendio dei municipi nel Mezzogiorno? Ci sarà una situazione grave come questa in questo periodo che si sta costruendo adesso, e così, e tutto il resto, poi questo è tutto un altro partito. Per cui una lettura, diciamo, del Mezzogiorno, forse con un'altra ottica che abbiamo voluto approfondire, e mettiamo a disposizione nel caso si crei una riunione come questa, si creano le condizioni di trovare un punto comune per andare avanti e dare l'idea che, insomma, c'è la pandemia, c'è la guerra, c'è tutto, poi ci sono soltanto Draghi che sta ripetendo i fatti di Teano, hanno trovato un re che viene a distribuire i soldi, ma non c'è l'unità d'Italia, questa è la verità dei fatti. Sta avvenendo una cosa drammatica, che i soldi del sud, anche del credito famoso di cui si parla, sono già spostati al nord, e al sud vengono ripetute quelle del ponte sullo stretto, le cose che ci sono da 40 anni fa e vengono riciclate continuamente. Dunque, pensiamo di poter trovare un modo per dire: c'è invece anche qui una lettura diversa della storia di questo periodo italiano, e c'è anche una forza, ci sono forze culturali, politiche, che si muovono in una direzione partendo da sud, ripartendo da Gramsci. Questa è la cosa che io volevo sottolineare con molta forza, dicendo anche che uno, secondo me, ho letto documenti che mi sono arrivati, insomma, andiamo verso sud. Credo che, non so qual è andare verso sud, se dobbiamo scavalcare il muro che ha creato Carlo Levi su Eboli, o della del quale Cristo non era. La verità è dobbiamo partire dal sud, partire dalla realtà del sud, con le categorie gramsciane, e tentare di dire: siamo qui e vogliamo riprendere la lotta per un avanzamento, un cambiamento della realtà italiana, che rivede il sud protagonista di una storia nuova. Questo è l'elemento che volevo sottolineare. Ringrazio.